qui siamo a casa della signora Merini e io qui ho dei bei ricordi. Sono venuto 23 anni in questa casa, tutti i sabati mattina gli portavo due uova fresche, un pulcino, dei libri che stampavo e io comunque mi ricordo la Merini gioiosa. Aperto. È la Merini che ha aperto, ma è pazzesco. Da qui io ogni sabato per 23 anni sono venuto. Alda Merini mi dettava gli aforismi e le poesie, poi io li stampavo con i caratteri mobili nel Pulcino Elefante, questi piccoli libri, salivo e poi lei con questi libri li barattava all'inizio. So, il farmacista che era un suo amico gli dava una medicina, il panettiere il pane e così per anni e anni, ma sempre così, come il tempo che non passasse. No, saliamo, vediamo se c'è, perché se è aperto ci sarà. Ecco, qui non c'è più la porta. Vabbè, comunque lei c'è ancora perché amava veramente questa casa. Il segreto è che le persone gli vogliono bene anche adesso, non è che perché non c'è più. Siamo ancora innamorati tutti della Merini. Allora, questo è il ponte che verrà dedicato ad Alda Merini e qui ci siamo fermati tante volte a parte guardare l'acqua, si vedevano i pesci. Il più grande teatro da guardare è il proprio destino. La pistola che ho puntata alla tempia si chiama poesia e questi me li dettava al mattino alle 6 e c'era comunque un'atmosfera che a me piace tanto. Allora, questo era il posto di Alda Merini, si sedeva qui tutte le mattine e guardava il naviglio e guardava casa sua, poi si beveva un caffè, un tè caldissimo e una coca gelata. Poi a volte dettava le poesie anche qui, gli aforismi, ma molto, molto liberamente, magari anche con la sofferenza, però con una facilità. Gli dicevo, Alda, ma come fai a scrivere così? Dicevo, ma guarda che io chiedo a Dio e Dio mi fa scrivere.